Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare appunto questo famoso poster UP di Obama. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho trovato appunto il poster di Obama. Quello che sono andato a fare molto semplicemente è creare la cornice intorno. Praticamente tramite lo strumento rettangolo sono andato a creare, adesso vi faccio vedere al volo. Innanzitutto portiamo i nostri righelli, se non ce li avete qui andate su visualizza extra e righelli oppure cliccate command R. Dopodiché andiamo a incorniciare appunto la nostra immagine. Prendiamo lo strumento appunto rettangolo e seguendo le righe andiamo a tracciare il nostro rettangolo, dove qui gli andiamo a dire che il riempimento non ci interessa, mentre come contorno, come cornice, gli andiamo a dare appunto questo colore. Dopodiché andiamo ad aumentare, adesso vado a togliere in modo da vedere, qua andate a ingrandire praticamente la cornice, quindi la fate più o meno grande come appunto la cornice originale. Stessa cosa per il rettangolo sotto, tirate una riga qui per prendere bene o male la misura uguale. Al di sotto del rettangolo 1 andiamo a fare un altro rettangolo e questa volta gli andiamo a dire come riempimento di usare appunto il blu. Molto semplicemente si fa così la cornice. Quindi, tornando a noi, adesso passiamo al tutorial, appunto come trasformare una qualsiasi nostra foto in questo tipo di poster. Io ho scelto una foto di Marilyn Monroe, voi potete scegliere tranquillamente tipo anche la vostra. E la prima cosa che andiamo a fare è eliminare appunto lo sfondo. Quindi prendiamo il nostro strumento bacchetta magica, seleziona rapida, io vado a selezionare appunto l'immagine di Marilyn Monroe, dopodiché vado in selezione, tenendo premuto Shift faccio seleziona e maschera, in modo che mi apra il pannello migliore a bordo. E vado a sistemare soprattutto qui dai capelli, che sono le zone un po' più brigose, in questo modo. Ora non deve essere precisissima la selezione, anche perché dopo con tutti gli effetti diciamo che le magagne si nascondono. Comunque, una volta fatto questo facciamo ok, lui ci creerà la nostra selezione e non ci basta altro che fare la maschera in modo che ci elimini lo sfondo. Dopodiché, tasto destro del mouse, andiamo a convertire in oggetto avanzato. Ora prendiamo la nostra immagine, la portiamo sopra al nostro poster, la mettiamo sotto a livello cornice, della cornice che siamo andati a creare, e la andiamo, con Command T praticamente, andiamo ad aumentare l'immagine in modo che stia all'interno del nostro poster. Ora andiamo a creare un nuovo livello che lo portiamo al di sotto, su questo lo chiamiamo Marilyn, perlomeno io lo chiamo Marilyn, voi chiamatelo come volete, in modo da avere un attimo di pulizia, ecco. Ora, sempre usando qui lo strumento dei righelli, vi ricordo, se non ce l'avete andate in visualizza righelli, prendiamo e andiamo a selezionare il centro della nostra immagine, selezionando il livello 2. Adesso andiamo a mettere innanzitutto qui dei colori bianco e nero, clicchiamo sul nero, doppio clic, e qui dove c'è la B, che sarebbe il bagliore, gli andiamo a mettere 50.
e facciamo OK. Prendiamo lo strumento seleziona rettangolo, andiamo a selezionare la nostra immagine fino alla metà, alla riga di mezzo che siamo andati a fare, e tenendo premuto Alt e Canc, come vedete ci va a sostituire lo sfondo col colore che siamo andati a selezionare. Dopodiché facciamo Command D, andiamo a deselezionare. Ora torniamo qui, facciamo doppio clic e stavolta nella B, sempre nella B, nella luminosità, andiamo a mettere 25. Facciamo OK. Sempre con lo strumento seleziona rettangolo, stavolta andiamo a selezionare l'altra metà, sempre portandoci al centro, Alt, Canc, e andiamo a sostituire il nostro sfondo col colore appunto che siamo andati a selezionare. Dopodiché facciamo Command D, andiamo a attivare la nostra cornice in modo che ad avere questo primo risultato. Ora andiamo a selezionare il nostro livello, il mio e Marilyn, voi il vostro livello della vostra foto. Andiamo in filtro, sfocatura, sfocatura superficie, e gli andiamo a mettere come parametri in raggio e in soglia 10 e 10. E facciamo OK. Dopodiché torniamo sempre su filtro, stavolta andiamo in galleria filtri, in modo che ci apra la nostra galleria. Andiamo a diminuire un po', selezioniamo la cartella artistico e andiamo a selezionare l'effetto ritaglio. Ora nei parametri qua di fianco andiamo a mettere numero di livelli 5, semplicità contorno andiamo a mettere anche qui 5 e come precisione andiamo a mettere 1. Dopodiché facciamo OK. Ora vabbè, io chiudo qui di fianco con questa freccina, possiamo andare a chiudere appunto i nostri filtri che siamo andati ad applicare. Andiamo su un nuovo livello di riempimento, andiamo a fare miscelatore canale e andiamo a spuntare monocromatico. Ora torniamo sempre su nuovo livello di riempimento, facciamo clic, facciamo posterizza e li andiamo a mettere come valore 5, che sono le tonalità appunto di colore che ha il nostro poster. Ora andiamo a selezionare lo strumento bacchetta magica, ci assicuriamo qui nella tolleranza, mettiamo 10, di avere spuntato anti-alias, mentre gli altri due li lasciamo deselezionati. Andiamo a selezionare, a cliccare appunto sulla seconda tonalità di grigio, come vedete c'è bianco, grigio, grigio un po' più scuro, un po' più fino ad arrivare al nero. Quindi prendiamo la nostra seconda tonalità, in questo caso è questa, andiamo in seleziona e salva selezione e facciamo OK. Facciamo Command D per andare a deselezionare. Ora andiamo a mettere un nuovo livello di riempimento e andiamo a fare mappa sfumatura, in modo che ci apra appunto questa mappa qui. Cliccando su questa barra, come vedete ci apre questa finestra, dove noi andremo adesso a inserire i nostri 5 tipi di colore. Quindi clicchiamo sul primo quadratino qui in basso, andiamo a selezionare la nostra paletta di colori e andiamo a mettere il codice del nostro primo colore, che è appunto 00324D. Non sono nient'altro che i codici dei 5 colori che sono andato a vedere prima. Quindi il nostro primo colore è questo qui, 00324D, e facciamo OK. Ora andiamo a cliccare in un qualsiasi punto qua di fianco in modo che ci crei un altro quadratino. Come posizione gli andiamo a mettere 25%. Clicchiamo sul colore e questa volta andiamo a mettere il secondo codice, che è E01825. E facciamo OK. Ora clicchiamo sempre qua di fianco in modo da attivare un altro quadratino. Facciamo come posizione 50%, quindi a metà. Apriamo sempre il nostro colore e come codice andiamo a mettere il nostro terzo colore, che è 7498A4.
e facciamo ok. Ora selezioniamo il nostro ultimo quadratino e lo portiamo a 75 e gli andiamo a mettere come codice FDE5A9 e facciamo ok. Dopodiché selezioniamo un altro quadratino, lo portiamo al 100% e gli lasciamo lo stesso identico colore. Questi sono i nostri 5 colori appunto del nostro poster. Quindi facciamo ok e questo è il nostro risultato. Ora selezioniamo i nostri 3 livelli di aggiustamento e li andiamo a raggruppare. Quindi facciamo Command G, li mettiamo in una cartella, andiamo a mettere Adjustment Layer in questo modo. Ora andiamo a fare un nuovo livello che lo portiamo al di sotto di Adjustment Layer. Andiamo a selezionare i nostri colori sempre sul nero e andiamo a mettere nella B 50. Facciamo ok, selezioniamo la nostra immagine e andiamo a fare Alt Cans. Come vedete non ce l'ho da grigio ma ce l'ho da blu, perché essendo sotto alla mappa di sfumatura praticamente questa tonalità di grigio corrisponde a questo tipo di blu, quindi c'è andato in automatico a mettere questo blu. Facciamo Command D per deselezionare, andiamo in filtro, apriamo di nuovo la galleria filtri, andiamo a chiudere la cartella artistico, andiamo a aprire quella di schizzo e andiamo a selezionare pattern mezze tinte e andiamo a mettere come parametri appunto 1 e 5, quindi dimensione 1 e contrasto 5, e in tipo pattern invece di punto andiamo a mettere linea in modo che ci dia queste linee. Dopodiché facciamo ok e questo è il risultato che siamo andati ad ottenere. Ora andiamo su canali, andiamo a selezionare, vedete sotto ci abbiamo alfa 1, ci abbiamo RGB rosso, verde, blu. Con alfa 1 andiamo a selezionare tenendo premuto command, andiamo a fare la selezione appunto di questo canale, torniamo su livelli, selezionando sempre il livello 3 che è quello dell'effetto, e andiamo a fare una maschera in modo che ci faccia visualizzare appunto questo canale, appunto il canale alfa 1, e si dia questo effetto. E questo è praticamente il nostro poster finito. Dopodiché qua sotto possiamo andare a scrivere appunto quello che vogliamo. Ci basterà prendere lo strumento testo, andate a scegliere il font che più vi piace, cliccate, selezionate il colore di sfondo che è questo qui, fate ok, il livello testo lo portiamo al di sopra e andate a mettere, io vado a scrivere Marilyn, dopodiché lo andate insomma ad aumentare, ad aggiustare in base ai vostri gusti. Lo andate a centrare, fate ok e questo praticamente è il nostro effetto poster in stile appunto Obama. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete curiosità, domande, insomma sentitevi liberi di commentare, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!